Carissimi amici della Pogonotomia, un video infrasettimanale, oggi avevo un po' di tempo per farlo, perché, per rispondere a una serie di domande che diciamo, si sono accumulate nel tempo da parte di molti di voi, che ringrazio per le domande, e alle quali prima o poi avrei voluto rispondere. La domanda fondamentalmente è una. Come sapete, nei miei video ogni tanto ho presentato dei rasoi di grande livello costruttivo con dei materiali effettivamente di grandissima qualità e dal prezzo molto molto elevato. Uno degli ultimi è stato il OneBlade che ricorderete tutti quanti e molti mi hanno appunto fatto la domanda su cioè, ma vale la pena insomma acquistare un prodotto del genere a quel prezzo insomma, no? E allora la domanda che fondamentalmente voglio rispondere in questo video, che voglio insomma, dare la mia interpretazione più che la risposta è: ma è necessario spendere 150, 200, 300 euro di più per un rasoio di sicurezza? Perché mi è stata più volte fatta questa domanda, più volte posta. E la risposta secondo me non è semplice, nel senso che la risposta è ni. Partiamo da un presupposto, bisogna sfatare i miti. Perché da quando come dire, riesplosa la piccola moda in questo momento, la piccola tendenza, chiamiamola moda che è brutto, della rasatura bagnata, tradizionale, chiamiamola come volete, alcuni forum, in alcuni diciamo, soggetti, si è, come dire, immediatamente, ma non adesso, parliamo già di qualche anno fa, è subentrato, diciamo, il principio secondo il quale il rasoio per essere efficace doveva essere particolarmente aggressivo, bisognava cambiarlo, non andava mai bene, insomma, cioè, bisogna sempre puntare in alto. Poi questo alto non si capisce dove fosse, perché a un certo punto, come io ho sempre detto, la rasatura è un mezzo, il fine è, cioè, il rasoio è un mezzo, il fine è la rasatura, quindi non ha senso dire: ah, ma sento l'esigenza di cambiare rasoio, perché? Tu devi dire perché, no? Allora, partiamo da questo presupposto. Prendiamo un classicissimo, diffusissimo Mule R89 nella sua versione proprio classica di base. Ora, questo è un rasoio che credo che sia, qua non mi cazzino i puristi, ma penso di azzeccarci. Penso che sia in ottone cromato, insomma, credo, insomma. Questo è un rasoio che costa una trentina di euro più o meno, adesso non mi ricordo più, che ha una progettazione fatta veramente bene, come Edwin Jagger, stessa cosa, e che è un rasoio che dura tutta la vita e regala rasature perfette per chi è capace a radersi, perché attenzione, parliamoci chiaro, se poi uno non è capace a radersi, deve imparare. Perfette per tutta la vita. Quindi io posso avere questo rasoio qua e non avere nessun bisogno di altro. Mi rado tutti i giorni, va benissimo. Mi rado una volta ogni 2 giorni, va benissimo. Ogni 3 giorni va benissimo. Una volta a settimana va benissimo. Non c'è problema. Questo è un rasoio che dura tutta la vita. Ma magari voi volete qualcosa di più elevato a livello di materiali. Volete un oggetto che abbia un'anima a livello di costruzione, magari, un progetto che ci sia, dietro il quale ci sia, dell'inventiva. E allora ecco che, ad esempio, si possono, valutare rasoi come questi qua che io ho raccolto in questo porta, ho trovato questo porta rasoi di sicurezza, che sono rasoi molto, molto belli e molto, molto cari, ma anche molto efficaci. Prendiamo Rocknell. Rocknell è un rasoio che costa centinaia di euro. Acciaio ovviamente 316L. Eccezionale, pesante, uno dei miei preferiti. Vale la pena? Perché no? Perché no? Ce lo possiamo permettere? Beh, è un rasoio che arriverà intatto, molto probabilmente, se non lo perdete, voglio dire, in una palude, arriverà intatto ai vostri figli, ai vostri nipoti. Per non parlare in questo caso,
il Blackbird, questo qua che è adesso è l'Opencom, altro rasoio di acciaio con lavorazione a macchina di precisione, acciaio inox, sempre acciaio si parla. Un rasoio tecnologicamente avanzato, io adesso ne ho alcuni qua, poi il Rex Ambassador, questo è un rasoio che è d'acciaio, anche questo inossidabile, regolabile, con una tecnologia, con una costruzione, con una precisione di particolari. Stiamo parlando di oggetti, di strumenti cari, ma diverso, cioè, un conto è dire io gli voglio togliere lo sfizio, come faccio io, di collezionarli. E allora li collezioni, e allora a quel punto vale tutto. Anche se il rasoio lo userò una volta nella vita, lo colleziono, punto. Ma se io posso anche dire no, io voglio un rasoio che sia il rasoio della mia vita. Bene, non ti basta un rasoio, diciamo, diffuso e economico come ed efficace come il Mule R89 o le Levin Jagger. Benissimo, magari puoi optare per un Masamune con la sua base, Masamune, rasoio fantastico della rosa quotidiana, ad esempio questo qua, dolcissimo. Anche qua stiamo parlando di acciaio lavorato con strumenti di precisione. Oppure posso prendermi, ad esempio, se io voglio un rasoio particolare, anche qua, che mi caratterizzi, il Timeless, il bronzo, questo è bronzo, il Timeless, anche qua, rasoio di bronzo con la sua base, oppure prendere una Bow Tie. Questo è, come dire, mi scuso se mi sposto, ma metto via gli strumenti, è come dire una scelta che ognuno di noi fa, ovviamente valutando le sue aspettative, valutando ovviamente il suo portafoglio e soprattutto chiedendosi perché lo faccio. Allora, lo faccio per collezione? Benissimo. Collezionista, tutto quello che trova prende, no? Se può. Lo faccio perché voglio un oggetto che mi dia un oggetto fatto bene, voglio un oggetto in cui ci sia dietro una qualità, un sistema, un'idea particolare. Benissimo, io mi prendo, ripeto, un Rocknell, basta. Mio nipote userà questo rasoio come lo uso io oggi, né più né meno. Ma non fate l'errore, e qua, e questo, chiudo il video qua, nel senso con questa affermazione, che magari qualcuno non sarà d'accordo, ma è la mia, di andare a migliorare le performance. Perché il rasatore capace con un rasoio, ripeto, questo è il Mule R89. Posso dirvi Levin Jagger, che come vedete il progetto è lo stesso, cambia semplicemente la marca, che costa ancora meno, è in grado di ottenere il massimo del risultato. Quindi non ci sono scuse. Ah no, ma io vorrei cambiare Levin Jagger, uno mi ha chiesto una volta, e io gli ho detto: cosa mi consigli? La domanda che ho fatto è: ma dimmi perché lo vuoi cambiare? Ma come, a me non mi frega niente che tu lo cambi, anzi, cioè, voglio dire, cambialo pure, ma perché? Cioè, perché me lo chiedi? Cioè, cosa vuoi dal rasoio in più? Ah, perché non mi taglia bene, voglio un rasoio più aggressivo. Allora io cosa rispondo? Gli rispondo: guarda, senza offesa, miglioro la tecnica, valuta ramette più incisive, ma questo rasoio ti fa tutto. Ti fa anche una barra di 2 settimane se vuoi. Non c'è nessun limite con un rasoio del genere. Se invece mi dici: guarda, io voglio un oggetto di grande livello, di grande che mi caratterizzi, che diventi il mio rasoio, allora ti dico: benissimo, parliamone. Come gli orologi. Paragone azzardato, come gli orologi. Io non posso dire. Io ora non voglio fare pubblicità delle marche, ho un orologio che non è un orologio particolarmente prezioso, no? Però lo dico anche, è un Citizen che va benissimo perché mi piace le radiocomandate, insomma, un orologio comunque che non costa particolarmente tanto. Non se io domani volessi comprarmi un orologio da 50.000 euro, e ce ne sono, non faccio nomi di marche, ma ce ne sono,
Posso dire lo compro perché voglio un orologio a 50.000 euro. Voglio un orologio che la gente, quando io giro per la strada, mi dica: oh cavolo, questo è al polso un orologio da 50.000 euro. Ma non posso dire, perché sarei in malafede, perché è più preciso, perché non è vero. Perché questo qua non sgarra di un secondo. Allora il discorso qual è? Volete chiedermi se vale la pena? Io dico sì, se il vostro obiettivo è o collezionare o avere un oggetto che sia un oggetto particolare per se stessi, che trasmette un'emozione in più. Non venitemi però a dire perché taglia meglio, ecco, lo faccio volgare, perché non è vero. No, semplicemente non è vero. Ora, so che questa cosa qua magari creerà qualche discussione, ma è anche bello questo, no? Cioè il fatto di confrontarsi. Secondo me, con questi rasoi considerati da molti la base, io inizio con l'Edwin Jagger, perché non finisci anche con l'Edwin Jagger? Domanda. Vuoi sperimentare? Ben venga. Vuoi provare rasoi molto aggressivi? Prego. Ma non diciamo che con questo non ottieni risultato. Con questa mia riflessione, forse un po', come dire, accorata, perché è un tema che mi fa veramente, mi prende, perché troppe volte mi viene fatta questa domanda, e troppe volte noto in giro su internet una filosofia che non mi piace, cioè quella del voler a tutti i costi esagerare con delle sfide, no? Cioè, io uso il rasoio più aggressivo per una barba di 3 ore. Ma che ragionamento è? Tu obiettivo è quello di essere bello rasato. Che poi lo faccia con un rasoio da 400 euro, con un rasoio da 50 euro, da 20 euro, tu devi raggiungere quell'obiettivo lì. Quindi spero di essermi spiegato, e questa è la mia idea. Vi saluto e ci vediamo domenica con un nuovo test. Buona giornata.